L'idea, diciamo, è nata da un gruppo di amici in una stanza parlando un po' per caso proprio quest'estate. Praticamente c'è stato proprio il gol in diretta, secondo me, in questo momento, tra l'altro, del 2-1, quindi un'importantissima vittoria in questo momento. E niente, praticamente un gruppo di amici che ha voluto ricreare un ambiente similare a qualcosa che c'era stato anni fa e cercare di poter dare ai ragazzi di Arenzano la possibilità di giocare gratuitamente in una nuova realtà come quella appunto dell'Old Boys Sam. Purtroppo, per fortuna, comunque per ora siamo ospiti a Cogoleto, ci tengo a ringraziare anche Cogoleto per l'ospitalità, speriamo un domani di poter tornare a giocare ad Arenzano, ma il risultato per ora direi che è soddisfacente, abbiamo già fatto due partite con due vittorie, ora stiamo giocando in questo momento la terza, speriamo bene, abbiamo una rosa di 25 ragazzi, quasi tutti arenzanesi, dietro diciamo di me ci sono tanti ragazzi che hanno contribuito a darmi una mano, in primis lo stesso allenatore ha contribuito anche economicamente, ma veramente abbiamo avuto l'affetto di tanta gente e grazie a questo affetto e grazie ai contributi economici siamo riusciti a creare tutto questo, però ne serve ancora, quindi speriamo piano piano di includere sempre più gente nel progetto per poter avere ancora più fondi possibili per durare più di un anno, durare almeno 5-6 anni. È una squadra appena nata, vogliosa di rappresentare comunque il paese, Renzano, noi lo chiamiamo il villaggio. È una realtà nata da ex ragazzi che erano nel Libraccio. È nato tutto da maggio a giugno quest'estate, è stata anche delle difficoltà perché sai bene che iniziare una scuola nuova così appena nata non è stato tutto semplice. Poi abbiamo trovato i giocatori, abbiamo trovato i calciatori, la cosa più importante, e siamo partiti anche bene, tre vittorie. Due vittorie, perdon, per ora. La tua difesa, perché appunto si chiama il villaggio, quindi così scherzosamente abbiamo detto a difesa del villaggio. Ci proponiamo di essere la squadra del villaggio, del popolo, e quindi Ciao Nick. ciao ciao. E quindi niente, è così un motto simpatico. Il tifo com'è? Il tifo è caldo perché riuniamo tanti ragazzi che giocano nelle altre squadre, il sabato un orario alle 5, giusto per seguire la partita. È una squadra tra amici, che in terza categoria si respira ancora il calcio quello di un tempo. Gli obiettivi? Obiettivi è far bene, siamo appena nati, ma abbiamo anche tanti giocatori che hanno giocato nelle serie più alte, quindi provare a fare bene, poi io non mi sostituisco né all'allenatore né a nessuno, però provare a fare bene, provare a arrivare nelle prime, arrivare a fare bene, fare bene, fare bene. Abbiamo fatto i primi 10 minuti, abbiamo fatto un po' di sofferenza. Poi abbiamo avuto anche tante occasioni da gol e secondo me lo svantaggio iniziale non era meritato. Abbiamo fatto subito gol e poi su rigore di un giocatore che stimo molto, Davide Baroni, che di piedi veramente, veramente uno dei più forti, ha segnato il rigore. Quindi finora 2-1, speriamo di tenere. Eccoci qua, la rubrica si contorna di un altro personaggio incredibile vicino al mondo Old Boys, assieme al dirigente, ricordiamo Ezio. Buonasera a Ci tutti. abbiamo, ci abbiamo un ospite, Ezio, perché Un questa ospite è la tua gradito, rubrica, ricordiamolo. un ospite Io uso graditissimo una rubrica che è che abbastanza seguita, la direttamente dalla chiamo pagina della Bestia abbiamo Nicolas Nicolas Monteforte. Monteforte, figlio di un grandissimo allenatore, oltretutto. Non dimentichiamoci che sta ottenendo ottimi risultati. Beh, adesso è appena finita la partita degli Old Boys. Com'è andata, Ezio? Diciamo bene, nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino, non eravamo molto equilibrati, qualche pallone sbagliato. Abbiamo preso un gol evitabilissimo, ma nel calcio si prendono e si fanno. Fortunatamente ne abbiamo fatto uno di più. Quindi abbiamo vinto in rimonta. Abbiamo vinto in rimonta, i ragazzi sono stati veramente bravi e siamo contenti della loro nuova prestazione. Invece dalla tribuna, La cosa si tribuna diceva? si sentiva lì un piromane, c'è, ecco. Cos'è? Abbiamo anche la coreografia, abbiamo. Sì, ma non esplode, vabbè. Vabbè, Ah, cioè, no, vabbè, fumogeno, 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 sembra di fumogeno. essere una bombonera qua di Cogoleto. Come in mano, bestia? Comunque,
abbiamo. Anche ecco qua, ecco qua. L'Ultras Old Boys. Ultras Old Boys. Ultras Sampdoria, Ultras Ligorna e Ultras. Vabbè, e niente, agitiamola così. Quindi. E no, adesso parliamo della partita. Dai, parlate un po' della partita, una disamina tattica da due esperti. Allora, primi 10 minuti, non è contento se non vede. Prima 10 minuti? I primi 10 minuti abbiamo sofferto. Se non sei d'accordo intervieni, Ezio. No, sono d'accordo, sì. Abbiamo giocato con una linea difensiva buona, ottima. Non abbiamo fatto, secondo me, passare quasi niente. E parlo soprattutto del secondo tempo, che secondo me siamo stati molto attenti. Il primo tempo loro hanno avuto due occasioni, poi noi siamo venuti fuori. E ho fatto un salvataggio sulla linea. Sì. Abbiamo. Quando è entrato Pippo, secondo me. Ora, fatto... Facciamo Ezio, facciamo i top e i flop. Ma direi che top. A me è visto il capitano, tanto. Diciamo che di flop. Nella partita qualche piccolo errore, ma non troverai, non li mettiamo. Chi scende o chi sale. Sarei più propenso, per chi ci segue, per chi ha visto la partita, di notare che siamo una squadra che nei primi minuti magari tendiamo un po' a patire la paura dell'avversario se veniamo un po' aggrediti. Però alla lunga, a mio avviso, abbiamo un ottimo gioco. Il nostro modulo... Usciamo fuori dopo un po' noi. Siamo un po' come dei diesel, diciamo così, ecco. Perfetto. Dei turbo diesel. Bene. Quindi, usciamo bene. Quindi direi che chiudiamo questa rubrica, questa nuova rubrica, e niente, salutiamo i fan, salutiamo tutti. Assolutamente, salutiamo chi ci segue da casa, chi ci segue sulla tecnologia. Sul mondo Facebook, sul mondo Facebook, social. Chi ci segue che può venire allo stadio, chi ci segue fermandoci per la strada e chiedendoci ieri come è andata. Siamo contenti, quando venite ci fate piacere, se ci tifate ci fate piacere, in fin dei conti sono dei ragazzi che lavorano, faticano e si divertono, quindi tutti parole sagge. Io non lavoro, parole sagge. Quindi, salutiamo tutti dalla fatica, ma lavora. Salutiamo tutti dalla rubrica 90esimo minuto a cura di Ezio Patrum, grazie all'ospite speciale. Spiace. Ma un bello spiace. Ci spiace tantissimo. No, spiace.